Ciao a tutte, eccomi nuovamente a voi con un nuovo video tutorial. Ho realizzato questa rosa, praticamente alla grandezza di un palmo di mano. Potete utilizzarla come applicazione da cucire su un cappellino, oppure potete mettergli una spilla dietro per realizzarla. Io ho utilizzato del cotone rosso, purtroppo non ho più la fascetta, non ricordo più il numero, comunque ha la grandezza, lo spessore, vedete, è quasi come l'uncinetto numero 2. E per realizzarla ho usato l'uncinetto numero 3 e l'uncinetto numero 2. Due tipi di uncinetto, poi capirete perché. Ago da lana perché ogni petalo poi andrà fissato qui con dei piccoli punti in modo da renderla così bombata. Benissimo, possiamo passare al procedimento. Realizziamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo a cerchio con una maglia bassissima. Poi nel cerchio lavoro 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo con una maglia bassissima. Nel nuovo giro realizzo 12 maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto. Una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E chiudo anche qui il giro con una maglia bassissima. Nuovo giro, realizziamo 18 maglie basse. Partiamo con 2 maglie basse nello stesso punto. Una e due. La successiva con una maglia bassa. 3. Proseguiamo nella stessa maglia 2, 4, 5. Nella successiva 6, 2 insieme, 7, 8, una singola, 9, 2 insieme, 10, 11, una singola, 12, 2 insieme, 13, 14, una singola, 15. 2 insieme, 16, 17, 1 da sola, 18. E anche qui chiudo con una maglia bassissima.
Ora realizziamo 3 catenelle, una, due, tre. Salto 2 maglie basse di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa. Nuovamente 3 catenelle, una, due, tre. Salto 2 maglie di base, una, due, e vado nella terza e realizzo una maglia bassa. Nuovamente 3 maglie basse, una, due e 3. Salto 2 maglie di base, vado nella terza, una maglia bassa. Nuovamente 3 catenelle, una, due, 3. Salto 2 maglie di base, una, due, 3. Una maglia bassa. 3 catenelle nuovamente, una, due, 3, salto 2 maglie di base, entro nella terza, una maglia bassa, 3 catenelle, una, due, 3, e vado a chiudere sempre con una maglia bassa, sempre dopo saltando 2 maglie di base. In questo modo ho realizzato 6 fori. Come una maglia bassissima entro nel primo foro, perché è qui che ora lavorerò il primo petalo. Il primo petalo lo lavoro con il punto tunisi. Ora realizzo 9 catenelle. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Salto la prima, entro nella seconda, prendo il filo e lo tiro. Entro nella catenella successiva, prendo il filo e lo tiro. Catenella successiva, entro. Prendo il filo e lo tiro fuori così e procedo lavorando così per tutte le catenelle. Contiamo quante asoline abbiamo sull'uncinetto, 2. 4, 6, 8, 9. Ora rientriamo nel foro per prendere nuovamente il filo. Lo estraiamo, filo sull'uncinetto e fissiamo il primo punto passando attraverso un'asola. E ora proseguo per tutta la riga facendo filo sull'uncinetto e passo attraverso due asole, filo sull'uncinetto e passo attraverso due asole, filo sull'uncinetto e passo attraverso due asole, filo sull'uncinetto attraverso due, filo sull'uncinetto attraverso due, filo sull'uncinetto attraverso due punti, filo sull'uncinetto attraverso due, filo sull'uncinetto attraverso due, filo sull'uncinetto e attraverso le ultime due asole. E abbiamo realizzato così la prima riga. Ora cominciamo a realizzare la seconda riga. Per realizzarla dobbiamo prendere sempre il filo passando attraverso queste barrette del punto precedente, della riga precedente. Quindi entriamo qui. Prendiamo il filo e facciamo passare e tiriamo così. Così abbiamo nuovamente una nuova asola sull'uncinetto. Entriamo nella seconda barretta qui del giro precedente, filo sull'uncinetto, facciamo passare e tiriamo così.
barretta successiva, entriamo, filo sull'uncinetto e facciamo passare barretta successiva, filo sull'uncinetto e facciamo passare. Entriamo nella barretta, prendiamo il filo, lo facciamo passare. Barretta successiva, entriamo, filo sull'uncinetto e facciamo passare. Entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare. Ultima barretta, entriamo, facciamo passare il filo e tiriamo. Contiamo 2, 4, 6, 8, 9 asole come prima. E la decima andiamo sempre a realizzarla nel foro. Quindi entriamo, prendiamo il filo, lo estraiamo e poi cominciamo a mettere il filo sull'uncinetto per chiudere la prima. E ora proseguiamo tutta la riga come abbiamo fatto nel giro precedente. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2, 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 filo sull'uncinetto, attraverso 2, filo sull'uncinetto, attraverso 2, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2. E ora nuovamente la terza riga. Quindi entriamo sempre nella barretta e prendiamo il filo in modo da riavere nuovamente le 9 asole sull'uncinetto. 3, 4, 5. 6, 7, 8, ultima barretta e 9. E la decima andiamo a farla a prendere nel foro. Estraiamo, filo sull'uncinetto e chiudiamo il primo punto. E nuovamente passiamo attraverso 2, 1, passiamo attraverso 2, 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 passiamo attraverso le due asole e passiamo attraverso le ultime due asole. Abbiamo ultimato il terzo, la terza riga. Con questo procedimento, sempre in questo foro, dobbiamo realizzare 9 Ultimate righe. le 9 righe. Ora dobbiamo congiungerci qui all'inizio del lavoro in modo da lavorare un secondo petalo nel secondo foro. Io cambio uncinetto e invece del 3 ora passo al 2. Il 2 mi serve per realizzare delle maglie bassissime qui nell'asola dietro di ogni punto di questa riga. Quindi entro e una maglia bassissima. Entro nell'asola qui. Nel lavoro dietro e faccio la maglia bassissima. Entro, maglia bassissima. Entro qui nell'asola dietro e realizzo una maglia bassissima. Entro qui nell'asola dietro e realizzo una maglia bassissima. Entro nell'asola dietro
e faccio la maglia bassissima e continuo così finché arrivo all'inizio della base del petalo. Eccomi qua, ora entro nell'asola e anche qui una maglia bassissima e sono arrivata all'inizio del lavoro ed ho realizzato il primo petalo. Ora cambio nuovamente l'uncinetto, riprendo il 3 e rifaccio lo stesso lavoro che ho fatto qui per realizzare il primo, quindi 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e nuovamente metto le asole sull'uncinetto, entro la catenella, entro nella catenella e prendo il filo. 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 Controllo che siano 9, 3, 6, 9 e la decima comincio a prenderla qui nel secondo foro. Quindi entro, prendo il filo e lo chiudo passando per una volta. All'inizio sempre per una, eh? Poi il seguito della riga invece estraiamo sempre da due asole. E ora facciamo lo stesso lavoro. Filo sull'uncinetto e passo attraverso due. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, 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 filo sull'uncinetto, attraverso 2, filo sull'uncinetto, attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. E ora procedo come ho fatto col primo petalo. In questo secondo foro devo realizzare in tutto 9 righe e naturalmente quando avete finito il petalo ricordatevi sempre di lavorare a maglia bassissima in modo da rifinirlo. Ecco, io ho realizzato ora tutti i 6 petali, ogni petalo nel suo foro, e ora devo rifinirlo. Prima chiudo sempre con una maglia bassissima. Lavoro questo lato a maglia bassa. Entro in ogni maglia del petalo e lavoro a maglia bassa. Arrivata qui sulla punta, lavoro due maglie basse nello stesso punto. Procedo con due maglie basse nello stesso punto, una e due. Proseguo con due maglie basse nello stesso punto. Nel successivo realizzo invece due mezze maglie alte, una e due, sempre nello stesso punto, e nel successivo due maglie alte nello stesso punto, una e due.
E ora procedo con 2 mezze maglie alte nel punto successivo. Una e due maglie basse nel punto successivo, 2 maglie basse nel punto successivo e 2 maglie basse nell'ultimo punto successivo. Così abbiamo dato forma al primo petalo. E per finire, anche questo lato lo lavoriamo sempre a maglia bassa, un punto per ogni maglia. Quasi alla fine del petalo, ancora uno qui proprio nell'angolo, e ho finito il primo petalo. Il primo petalo è ultimato, quindi ora dobbiamo realizzare lo stesso procedimento per gli altri 5 petali. Ho rifinito tutti i 6 petali, poi sul rovescio con ago e filo io ho unito con un punto ogni singolo petalo, in questo modo. Basta sovrapporne uno all'altro in questo modo, poi così e faccio il nodo, ripasso. E poi nascondo il filo nel petalo stesso e taglio. Di filo resta solo quello centrale, che poi alla fine vi farò vedere a cosa serve. Comunque, unite in questo modo, sovrapponendoli i petali, vedi, questo sopra questo qui, questo appoggia su questo, questo appoggia su quest'altro e così via. Un piccolo punto in modo così otterrete la prima corolla di petali. Realizziamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo a cerchio con una maglia bassissima. Ora nel cerchio lavoro 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto, nove e 10. E chiudo il giro con un punto bassissimo. Nuova riga, dobbiamo realizzare 15 maglie basse. Entro nella prima e ne realizzo 2 insieme. Una e 2.
procedo con una singola, 3, 2 insieme, 4, 5, una singola, 6, 2 insieme, 7 e 8, una singola, 9, 2 insieme, 10 e 11, una singola, 12, 2 insieme, 13, 14 e una singola, 15. E chiudo anche qui con una maglia bassissima. Nuovo giro, realizziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo 2 maglie di base, una, due, e nella terza facciamo una maglia bassa. Nuovamente 3 catenelle, una, due e 3. Saltiamo 2 maglie di base e nella terza una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Saltiamo 2 maglie di base, una, due, e nella terza una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Saltiamo 2 maglie di base e nella terza una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo una, due maglie di base e anche qui una maglia bassa. E così abbiamo 5 fori. L'altra corolla era da 6 e questa invece sarà da 5. Entro nel primo foro e realizzo una maglia bassissima. Ora realizzo 7 catenelle, una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E anche qui lavoriamo col punto tunisi come abbiamo fatto per la corolla precedente. Entriamo non nella prima ma nella seconda e prendiamo il filo e tiriamo. Entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo e tiriamo. Catenella successiva, prendiamo il filo e tiriamo. Entriamo, prendiamo il filo e tiriamo. Catenella successiva, prendiamo il filo e tiriamo. Catenella successiva, prendiamo il filo. Contiamo, abbiamo 2. 4, 6, 7, 7 asole sull'uncinetto e l'ottava è quella che andiamo a prendere invece dentro nel foro, la formiamo dentro qui, quindi inseriamo l'uncinetto nel foro, prendiamo il filo, estraiamo filo sull'uncinetto e cominciamo a chiudere il primo punto e ora procediamo estraendo sempre due asole, passo 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2 asole, passo attraverso altre 2 e passo attraverso le ultime 2 asole e la prima riga è pronta. Ora procediamo la seconda riga andando a fare il punto qui nella prima barretta. Facciamo passare, prendiamo il filo, estraiamo. Seconda barretta, filo sull'uncinetto, facciamo passare, estraiamo. Altra barretta, filo sull'uncinetto, facciamo passare, tiriamo. Entriamo nella barretta, prendiamo il filo, facciamo passare, tiriamo. Altra barretta, filo
filo sull'uncinetto e facciamo passare altra barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare. Contiamo, ne abbiamo 2, 4, 6, 7, giusto. E anche qui l'ottava andiamo a farla nel foro. Prendiamo il filo, tiriamo e chiudiamo. Filo sull'uncinetto e passiamo attraverso 2. Filo sull'uncinetto e passiamo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2. Filo sull'uncinetto attraverso 2, filo sull'uncinetto attraverso 2, filo uncinetto attraverso le due asole e filo sull'uncinetto attraverso le ultime due asole. E abbiamo così realizzato la seconda riga. Nuova riga, stesso lavoro, entriamo nella barretta e prendiamo il filo. Barretta, prendiamo il filo, entriamo nella barretta e prendiamo il filo, entriamo nella barretta e prendiamo il filo, continuiamo così per tutta la riga. Controlliamo, ne abbiamo 7 giuste, entriamo ancora nel foro. Facciamo l'ultima e chiudiamo e nuovamente facciamo passare attraverso 2, sempre attraverso 2 asole, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2, filo sull'uncinetto e passo attraverso 2 e abbiamo realizzato 3 righe. Bene, così dovete realizzare in tutto 7 righe. Arrivate qui alla fine, facciamo lo stesso lavoro cambiando l'uncinetto. Prendo il numero 2 e anche qui entro nell'asola della maglia dietro e faccio delle maglie bassissime lungo tutto il lato del petalo. Prendo la maglia dietro, qui maglia bassissima. Entro qui, maglia bassissima, entro nell'asolina, maglia bassissima, entro nell'asolina, maglia bassissima. Alla fine entro nuovamente nel foro e anche qui realizzo una maglia bassissima. Cambio l'uncinetto e ricomincio da capo realizzando le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto la prima, entro nella seconda e ricomincio col punto tunisi. Nella successiva prendo il filo e straggo, prendo il filo e straggo, entro nella catenella, prendo il filo e straggo, entro nella catenella, prendo il filo e straggo, entro nella catenella, prendo il filo e straggo. Conto, sono 2, 4, 6, 7. E l'ottava asola la vado a prendere qui nel secondo foro, quindi dove realizzerò il secondo petalo. Così filo sull'uncinetto e comincio a chiudere la prima. Filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2, 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 che ogni petalo è formato da 7 righe. In tutto otterrete 5 petali. Ecco ultimati 5 petali. E ora dobbiamo rifinire la corolla di petali. Andiamo nel primo
etalo e realizziamo la prima maglia bassa. Proseguiamo sempre a maglia bassa lungo tutto il lato del petalo. Arrivati qui all'angolo, giriamo, facciamo 2 maglie basse nello stesso punto. Nel punto successivo, nuovamente 2 maglie basse. Nel successivo, 2 mezze maglie alte. Una e due. Poi 2 maglie alte nello stesso punto nella maglia successiva. Proseguiamo con 2 mezze maglie alte nello stesso punto, 2 maglie basse nello stesso punto. E altre 2 maglie basse nello stesso punto. E siamo arrivati anche qui all'angolo del petalo. Procediamo fino ad arrivare alla base del petalo. Qui facciamo una maglia bassissima. Giriamo bene e il petalo così è rifinito. Bene, ora con lo stesso procedimento rifinisco anche tutti gli altri 4 petali, in modo da completare anche questa corolla. Fatto, ho rifinito tutti i petali e ho cominciato anche a cucirli, a sovrapporli uno sull'altro in modo da formare la corolla e sollevarla. Mi manca l'ultimo petalo, sovrappongo in questo modo. Porto bene alla pari e poi qui faccio un punto in modo da bloccarlo. Stessa cosa ho fatto con tutti gli altri petali. Naturalmente poi faccio passare il filo dentro nel lavoro. Arrivare qui al centro ed ecco fatto. E anche la seconda corolla è pronta e poi dopo andrò a fissare. Ora manca la terza e ultima parte, petali più piccoli che vanno messi poi all'interno. Realizziamo 6 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudo il cerchio con una maglia bassissima. Come avrete visto, io realizzo sempre le catenelle nei miei lavori iniziali, ma se voi preferite fare il cerchio magico va bene ugualmente. Ora procediamo realizzando 6 catenelle. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. E qui cominciamo a lavorare la prima riga. Saltiamo la prima e
entriamo nella seconda catenella e prendiamo il filo e lo estraiamo. Seconda catenella, entriamo e tiriamo fuori il filo. Entriamo, prendiamo il filo. Entriamo e prendiamo il filo. Entriamo e prendiamo il filo. E abbiamo così 6 asoline sull'uncinetto. Poi ora andiamo a realizzarne una entrando nel cerchio. Quindi entriamo, prendiamo, mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo la prima asola. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare. Filo sull'uncinetto, facciamo passare, filo uncinetto, facciamo passare, filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso le ultime 2 asole e abbiamo così la prima riga. E prendiamo il filo. Entriamo nella seconda barretta e prendiamo il filo. Entriamo nella terza e prendiamo il filo. Anche in questa e prendiamo il filo, ultima barretta e prendiamo il filo. Abbiamo 3, 6 asoline. Andiamo a prendere la settima nel cerchio. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso una, la prima, e poi proseguiamo facendo passare attraverso 2 asole. Attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2 e attraverso le ultime 2. E abbiamo fatto la seconda riga. Continuiamo, nuova riga. Entriamo nella barretta e prendiamo il filo. Proseguiamo per tutta la riga. Abbiamo le nostre 6 asoline. Entriamo nuovamente nel cerchio, prendiamo l'asola e facciamo passare il primo punto. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2 e attraverso le ultime 2. Il primo petalo è pronto. Ora anche qui cambiamo l'uncinetto, prendiamo quello più piccolo e andiamo a lavorare dalle maglie bassissime qui sull'asola con punto bassissimo e procediamo lungo tutta la riga, tutto il lungo lato del petalo, sempre a maglia bassissima. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima dentro nel cerchio. Tiriamo il filo e cambiamo nuovamente l'uncinetto. E ora ripartiamo con lo stesso procedimento per realizzare il nuovo petalo. Quindi sempre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 e ripetiamo il punto Tunisi. Entro e prendo il filo, entro e prendo il filo, entro, prendo il filo, entro e prendo il filo e sono 6 e la settima sempre nel cerchio e la chiudo subito. Facendo passare il filo, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2, attraverso altri 2, attraverso 2 e attraverso le ultime 2 asole. E così è cominciato il secondo petalo. Ora procedo realizzando sempre 5 righe, poi cambio l'uncinetto, rifinisco
per ricongiungermi dentro al cerchio in modo da realizzare 4 Ecco petali. pronti i 4 petali. Qui però non facciamo la rifinitura, però infilate l'ago da lana con il filo e li dobbiamo chiudere un pochino. Sovrapponiamo così, facciamo passare il filo dentro nel lavoro. Facciamo un punto per bloccare insieme i 2 petali. Stessa cosa anche per gli altri. E anche qui chiudiamo con un punto facendo un nodino. Poi per finire entriamo e facciamo passare qui tutto sotto e così abbiamo anche il bocciolo interno che fisseremo anche lui qui. Avendo i fili prendiamo l'uncinetto, prendiamo i primi due, io infilo l'uncinetto sotto. Prendo questi 2 fili e li faccio passare. Così ho inserito le prime 2 corolle. Poi tutti questi fili ora li faccio passare qui attraverso la terza corolla, se non passano tutti subito, li riprendete e li fate passare. Ok, centriamo tutto bene. Ora suddividiamo tutti questi fili che abbiamo. E cominciamo a fare dei nodi in modo da fissarli tutti. Non tirate troppo, mi raccomando, controllate che il fiore si sta fissando bene. Facciamo altri 2 nodini in modo da legare tutte le 3 colonne insieme. Così. Ok, poi per ultimo prendiamo il filo più lungo, filiamo, vediamo, prendiamo bene tutti questi fili. Li blocchiamo con alcuni punti. Uno. E due. Così possiamo tagliare tutto quanto. Sistemiamolo bene e il fiore è pronto. Che ne pensate? Vi piace? Benissimo, ora potete utilizzarlo come applicazione. Se volete potete mettergli una spilla oppure applicarlo su un cappellino o su un abito stesso, come preferite. Benissimo, il video tutorial è terminato. Mi auguro che vi sia piaciuto. Ci rivediamo.
Al prossimo tutorial. Grazie ancora per l'attenzione. Ciao a tutte.